Ipotesi sì, certezza no. Il campionato di eccellenza dovrebbe partire domenica 20 settembre e la Coppa Italia Dilettanti giovedì 8 ottobre. Il condizionale tuttavia è ancora d'obbligo, come ha spiegato il presidente della FIGC Puglia, Vito Tisci. Le date riportate sul comunicato ufficiale numero 5 sono date presumibili, sono date indicative, possono essere soggetto a cambiamento. È maturata perché vogliamo far partire prima il campionato, in quanto abbiamo questo problema del Covid che ancora non è stato debellato, il virus cammina, circola, per cui vogliamo anticipare con il campionato. Abbiamo dato questa data al 20 settembre. Possiamo anche affermare che è una cosa nuova, che partiamo l'8 ottobre con la Coppa Italia, in quanto poi dobbiamo dare entro la prima settimana di febbraio la vincenda. Abbiamo spazio, non siamo stretti con le date, con la Coppa Italia, possiamo anticipare, ci possiamo posticipare rispetto al tradizionale inizio di stagione degli anni precedenti. La prossima eccellenza di Puglia potrebbe cambiare volto nella stagione 2020-2021 e tornare al format a 18 squadre. Ci sperano Manfredonia e Matino, seconde classificate nei rispettivi raggruppamenti di promozione. Ci spera pure il Città di Mola, ex Virtus Bitritto, giunta terza nel girone A. C'è questo indirizzo da parte della Lega Dilettanti, condiviso dal mio consiglio direttivo, quello di privilegiare le seconde classificati in ogni campionato, non solo di promozione, anche in prima, seconda e terza, perché con la cristallizzazione si è fermato a quella data dell'8 marzo. Ci sono società che hanno fatto investimenti, che hanno una struttura, hanno fatto anche sacrifici, ed è giusto dare loro una possibilità di poter salire. Ora vedremo, andiamo come dicevo per gradi, vediamo cosa succede per Corato e Nardò, poi vediamo il momento delle iscrizioni, poi vediamo, cercheremo anche di ridurre il più possibile i costi delle società, essendo una stagione dopo il Covid, per cui sappiamo le difficoltà che le società stanno incontrando per via della mancanza di sponsor, mancanza anche dell'introito principale, quello della biglietteria, che dà liquidità alle nostre società. Chiusura dedicata all'auspicio di Vito Tisci e più in generale di tutto il calcio pugliese. Io mi auguro invece che si possa andare e portare il pubblico nei campi, perché è una componente importante nel nostro sistema. Noi stiamo aspettando nel prossimo mese che possano essere allentate le prescrizioni, se questo virus viene debellato, se la curva si abbassa, non c'è nessuna ripresa, di poter fare entrare le persone, seppure con la distanza sociale, e soprattutto ecco, gli impianti coprire almeno un terzo della capienza e non la capienza effettiva. Questa è la mia idea, poi vediamo.